Settimana Santa, la settimana più importante per i cristiani, settimana di tante tradizioni per noi salentini. Noi iniziamo in realtà a prepararci alla Settimana Santa già il venerdì, prima della Domenica delle Palme, con la festa della Madonna Addolorata. Poi a Lecce, il sabato, prima delle Palme, c'è la Fera de Santu Lazzaro. E due sono gli elementi caratteristici della Fera de Santu Lazzaro. Le marange, cioè queste arance amare di colore rossastro, che indicavano appunto a partire dal colore il fatto che il Signore Gesù, donando, versando il suo sangue di color rosso, dava la sua vita, e per questo i fidanzati usavano regalare la marangia alla propria fidanzata per dire che avevano questo anelito nel cuore, cioè quello di donare la vita alla propria fidanzata. Marangia viene dallo spagnolo naranja e indica appunto l'arancia. E poi si vendevano le trenule o le trozzule. Trozzule, da trocos, quindi lingua greca, sono questi strumenti fatti da un bastone, poi da un altro elemento di forma rettangolare, con alcuni dentelli che vengono fatti girare in modo da dare questo suono stridulo, che veniva utilizzato a partire dal Venerdì Santo, quando le campane stiano taccate, perché il Venerdì Santo è il giorno in cui Gesù muore sul legno della croce, allora non possono suonare le campane. Come si richiamavano le persone per arrivare, giungere in tempo alla funzione? Proprio attraverso queste trenule o queste trozzule. Trozzule da trocos, trenule da trenos, ancora una volta la lingua è quella greca e indica appunto il lamento, sì, perché il giorno del Venerdì Santo, come il giorno del Sabato Santo, in attesa della risurrezione del Signore, è giorno di lamento. 3 giorni durano le trenule, era il detto per noi salentini. Poi, avvicinandoci alla Settimana Santa, la Domenica delle Palme. C'era un antico detto, te la tuminica, te la ulia, la Domenica appunto degli Olivi, la Domenica delle Palme, ed è questo, la tuminica, te la ulia, ogni aceggiu face l'unitu, ma scilumerlu nu canta, nuggiu nidu se farà. Perché? Perché il merlo indicava l'arrivo della buona stagione e dunque gli uccelli preparavano il nido, ma se mancava il canto del merlo, allora gli uccelli lo aspettavano prima di preparare il nido. Aceggio viene dal latino avicellum, appunto uccello, uccellino. La Domenica delle Palme, la Tuminica della Ulia, le palme venivano portate nei cimiteri per indicare il segno di pace che doveva raggiungere anche i defunti, e venivano posti e vengono ancora posti nelle case, dove nel punto più alto della casa, come protezione dai fulmini, ma anche sul letto, nello schienale del letto, come segno di benedizione e di protezione. Giungiamo ora al Triduo Santo, che per noi leccesi è veramente di grande importanza. Perché? Perché si inizia con il giovedì, gli sabburcri, cioè i sepolcri. Il termine sabburcro, è chiaro, viene dal sepolcro italiano, sepulcrum in lingua latina. Ma perché si chiama così? Perché anticamente, in realtà, al termine della celebrazione religiosa del Giovedì Santo veniva preparato un vero e proprio sepolcro dove veniva messa la statua di Gesù morto, e accanto alla statua di Gesù morto si preparavano li cuppi de ranu cigghiatu, cioè queste ciotole dove veniva conservato
il grano, piantato ai primi di marzo, posto in un luogo oscuro, e poi questo grano germogliava e, una volta germogliato, era pronto per essere posto accanto a Gesù. Ancora oggi, in tanti altari della Reposizione, troviamo questi cuppi di grano cigliato. Cigliato significa appunto grano germogliato. E questi germogli di grano indicano che è vero che Gesù è morto, ma Gesù spunterà di nuovo dalla terra. Gesù risorgerà dalla morte, perché se il seme caduto in terra non muore, dice il Vangelo, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto, porta il frutto della vita, porta il frutto della risurrezione. Al termine di questa puntata sarà bello vedere una poesia in dialetto leccese sui sepolcri. Ma andiamo avanti e vediamo come è il Venerdì Santo. Come abbiamo detto, le campane sono tutt'accate. E poi quando si sciolgono là per la Pasqua, allora le campane saranno le campane sote, dal surgere e proprio sciogliere. E le campane vengono sciolte e vengono suonate in una vera e propria distesa a festa. Ma ancora il giovedì e il venerdì santo, giorno in cui il Signore muore, è una delle immagini che maggiormente colpisce i fedeli, è l'immagine dell'Ecceomo, cioè del Signore Gesù, il quale è fatto e flagellato e di conseguenza è visto in tutte le ferite del suo corpo. E pensate che c'è un detto che ancora oggi si usa a Lecce, che è questo: maggiù fatto a ciomme, cioè quando uno, per esempio, se moggia, si bagna a causa di un diluvio, di una forte acquazzone, poi arriva a casa e dice: ma giù fatto a ciomme, mi sono fatto ecce homo. Il termine ciomme è una traduzione dialettale del latino ecce homo, ma giù fatto a ciomme, cioè mi sono fatto stracci stracci come il Signore Gesù flagellato. Arriviamo però alla Pasqua di Risurrezione. Ebbene, la Pasqua di Risurrezione è vera risurrezione non solo in chiesa, ma anche a tavola. Oggi è tradizione l'uovo di Pasqua, il simbolo della festa pasquale. Ma noi a Lecce siamo abituati con due dolci della nostra tradizione. Siamo qui nel Monastero delle Benedettine perché sono loro che preparano ormai da secoli i pecurieggi di pasta di mendola, cioè gli agnellini di pasta di mandorla. Sì, è un'antica tradizione, sappiamo bene, l'agnello rappresenta Cristo e Cristo e dunque l'agnello è il Signore Gesù risorto dalla morte. Si può dunque finalmente mangiare l'agnello di pasta di mandorla, far festa dopo tanta quaresima. E poi ci sono le pudriche. Che cosa sono le pudriche? Sono in realtà un elemento di pane circolare, al centro viene posto un uovo e poi quest'uovo viene mantenuto da dei veri e propri sigilli fatti con il pane. Il termine pudrica viene da pollicior latino, significa promettere, sì, perché il dolce veniva promesso dopo tanta penitenza di tanta quaresima. Allora la pudrica veniva promessa soprattutto ai bambini, i quali per mangiare l'uovo dovevano rompere questi sigilli di pane e poi mangiarsi l'uovo. L'uovo è il simbolo della risurrezione, è il simbolo della nascita e si rompe il sigillo del sepolcro perché Cristo risorge. La pudrica, dunque, è il dolce che ci rimanda alla risurrezione del Signore Gesù. In altre località del Salento si chiama cuggiura, viene dal greco collura e anche qui ha il medesimo significato: rompere le catene della morte per indicare la risurrezione. Ora terminiamo però con una vera e propria poesia antichissima che possiamo ripetere dinanzi al sepolcro. O sepolcro doloroso, steso a terra 48 ore, da tutti visitato dalla cristianeria, di lacrime bagnato dalla Vergine Maria, piangendo se partiu la Madonna. Figlio, non te canusce più la mamma. Abbande, mamma mia, abbande in pace, che io aggiù morire sopra stu legno della croce.
Thank you.